Era di statura media, sì, una media piuttosto alta, posseggo la misura esatta della sua persona, 1,72 m e 3 mm. Era di corporatura snella, ma nulla affatto esile, piuttosto largo di spalle e ben conformato il torso, belle braccia e belle gambe. Sarebbe parso un uomo tutto ben fatto se non avesse avuto non il collo corto, ma le spalle un po' alte verso il capo. Ciò che gli dava l'aria un pochino rannicchiata. La sua testa era tutt'altro che piccola. Aveva da giovane i capelli castagni. Gli occhi però non erano piccoli, ma di una grandezza ordinaria, di colore celeste tendente al verdognolo. La fronte alta e che indicava intelligenza. La bocca non era ampia, ma di grandezza media e con labbra affilate, su cui ordinariamente appariva quel sorriso definito dal Cantù di chi scherza e non schernisce. Questa è la definizione di uno dei massimi autori della letteratura italiana, che con il suo romanzo storico più famoso, anche per l'uso di una lingua nazionale, fu un modello fondamentale per tutta la letteratura successiva e costituì l'esito supremo della parabola iniziale del romanzo in Italia. Di chi stiamo parlando? Un ultimo aiuto. Tra le frasi più famose, le seguenti. Non sempre ciò che vien dopo è progresso. Del senno di poi ne son piene le fosse. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune. E il men mal agitarsi nel dubbio che riposar nell'errore. Una feroce forza il mondo possiede e fa nomarsi diritto. Quel ramo del lago di Como. A 150 anni dalla sua scomparsa ricordiamo Alessandro Manzoni. Poiché sarebbe impensabile riassumere un autore così immenso, che è stato un gigante della letteratura, come poeta, drammaturgo, romanziere, che con la sua opera più importante, il romanzo storico Promessi Sposi, ha portato all'unificazione della lingua e ha portato all'Italia il senso di una nazione unita e riconoscibile. Abbiamo scelto dunque di ricordarlo attraverso qualche curiosità legate alla sua biografia, che spesso vengono messe a scuola o che vengono dimenticate, ma che sono alla base della sua personalità, che ci permettono di conoscere meglio Alessandro Manzoni, uomo, e la genesi della sua opera. Prima curiosità. Il nome completo di Alessandro Manzoni è Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni. Seconda curiosità, fin da giovane mostrò il suo carattere impossibile, nevrotico e paranoico. Aveva il terrore della follia e soffriva di attacchi di panico e agorafobia. Il panico lo costringeva a uno stato perenne di ansia che spesso sfociava in depressione. Non usciva mai da solo e temeva sempre che qualcosa potesse accadergli. Terza curiosità, aveva la fobia dell'acqua, delle pozzanghere e del suolo bagnato, non camminava mai nei giorni di pioggia e dentro casa evitava qualsiasi goccia sul pavimento. Quarta curiosità, soffriva di balbuzie, di un balbettamento organico e nervoso. Questo lo portava ad allontanarsi sempre di più dal suo pubblico e gli rendeva impossibile tenere una qualsiasi conferenza o un intervento. Se lo faceva, aumentava l'ansia e rimaneva completamente immobile in preda a un attacco di panico. Quinta curiosità. Era ossessivo, precisino e puntiglioso anche nella correzione dei suoi romanzi. Ha bloccato per 4 volte la stampa del proprio romanzo solo per una virgola messa male. Sesta curiosità. Nell'ambiente mondano letterario milanese veniva chiamato Don Lysander, cioè signor Alessandro. Settima curiosità. Disse di aver trovato il manoscritto dei Promessi Sposi usando questo espediente non solo allo scopo di conferire maggiore interesse verso il romanzo, ma per pura difesa, una strategia che gli consentiva di fare commenti, critiche a regime vigente senza rischiare assolutamente nulla. Ottava curiosità. La sua costante ipocondria lo portò in età avanzata ad avere la fobia dei tuoni, una folle paura
per tutti i fenomeni atmosferici come temporali, tempeste e quant'altro. Nona curiosità, fu uno dei pochi letterati ad essere senatore onorario in Italia. Decima curiosità, morì a causa dei postumi di una brutta caduta all'uscita di una chiesa. I maligni dell'epoca, prendendolo in giro, dissero perché il suolo fosse bagnato, ma gli storici confermarono che i postumi della caduta furono solo l'inizio di una lenta decadenza di questo 88enne, che morì di fatto a causa di una meningite.